Rivisto, rivisto, leggete rivisto. Gentili telespettatori, buonasera e ben trovati all'Irriverente. E si calcola che ogni anno negli Stati Uniti la percentuale degli obesi salga in maniera esponenziale. Il problema del troppo cibo, il problema del non mangiare bene, la dieta che ci ossessiona, uno di quelli sono io che continuo a lottare con la dieta, ci ha portato a verificare che si può anche mangiare senza ingrassare. È un termine un po' così facile che in questo momento vi sto dando, però la lettura di un libro recentemente in libreria mi ha portato a capire che forse o non bisogna mangiare per nulla, perché non bisogna essere né carnivori né vegetariani. E allora mi sono chiesto che cosa bisognerebbe mangiare, me lo sono chiesto ma non ho trovato risposta. Cercherò di darvele a voi e di averle io stasera con Maria Teresa Teodori. Grazie. Maria Rosa Teodori, ho fatto la prima papera, però insomma, pensando di non mangiare già mi sento un pochettino nervosetto. Grazie per essere venuta a questa nostra trasmissione, di aver accettato il nostro invito. Lei è una scrittrice, ha scritto un libro che ho letto tutto d'un fiato, però l'assicuro, mi è venuto un po' di magone perché ho detto qui non mangio più. Il titolo è La cucina dell'anima. 99 ricette sapienziali. Ecco, sì. Perché 99 ricette sapienziali? No, 99 ricette sapienziali perché intanto appunto per non mettere 100 ricette, 20 ricette, 30 ricette, mi sembrava una cosa un po' troppo ovvia. Insomma, e poi allora quando ha fatto un discorso commerciale, invece che 10 euro, così, 9 euro 99. 99, ma perché poi pensando bene, sono 99, è un numero mistico, nella mistica islamica 99 appunto sono i nomi conosciuti di Allah. Il centesimo nome è sconosciuto, nessuno lo sa, nessuno lo conosce. Allora io ho pensato, posso catalogare 99 ricette e la centesima ricetta è quella che ognuno di noi ha nel cuore, oppure quella che diciamo può inventare, può pensare per poter completare proprio la serie di ricette, quindi 99 più una. Ecco, però la particolarità di questo libro, bisogna dirlo, sì, è fatta da tanti viaggi, attraverso di culture diverse, certo, attraverso la cultura islamica, la cultura ebraica, sì, la cultura cattolica, sì, e la cultura addirittura indiana. Parliamo, sì, di religione, parliamo del Buddha, parliamo di che cosa bisognerebbe mangiare, di che cosa non bisognerebbe mangiare. Certo. E lei inizia il suo libro con una prefazione fantastica, che poi diremo chi gli ha fatto la prefazione, e si parla di un elemento, l'elemento sostanziale, l'elemento che è la vita e l'elemento che è il latte. Pertanto lei ci spiega anche in maniera perfetta perché le mucche, le vacche sono sacre in India. Ce lo vuole spiegare un attimo? Perché appunto, secondo la mitologia, la religione indù, il latte è un elemento cosmico e la pioggia di latte che nelle leggende, nei racconti degli antichi indù scese dal cielo per poter poi nutrire il Ganesh, se ricordo bene tutte le situazioni, se ricordo bene appunto il Ganesh, comunque, che era molto goloso, molto mangione appunto. Ecco, a quel punto si interrompe diciamo quel tipo di alimentazione o prosegue? Ma il fatto è che nelle popolazioni indù uno pensa che siano vegetariani, però non è così, non sono tutti vegetariani, la maggior parte della popolazione indù è vegetariana, però per esempio nelle zone dove c'è del Bengala, dove c'è il mare, si mangia pesce, si mangia anche carne, logicamente, però non la mucca no, l'agnello, il pollo. Infatti le ricette più conosciute sono il famoso pollo al curry, il pollo tandoori, e però non è solo vegetariana, ripeto, la maggior parte della popolazione indù è vegetariana e usano moltissime spezie, addirittura
certi cuochi usano ben 30 spezie in un piatto, però nelle ricette che scrivo io non ci sono tutte queste spezie, Ecco, logicamente, arriveremo dopo perché alla ricetta, sì. però credo che sia importante verificare due tipi di animali, no? Una è la La mucca e mucca, l'altra è il maiale. Il ecco, maiale, sì. per quanto riguarda la cucina islamica, non è che non venga utilizzato perché è sacro, anzi, No, è completamente perché diverso, vero? è considerato impuro, per la religione islamica è considerato impuro il maiale, qualsiasi parte del maiale che invece per noi è tanto, Nulla che si si, butta, nulla no? si butta del maiale, e invece per la religione islamica, per l'Islam è proprio un animale da... In contrapposizione invece la mucca che invece è È considerata l'animale sacra, sacro. Perché è sacro? sì. Perché produce latte. Produce latte, che è questo, fa parte della, diciamo, un elemento cosmico, che c'è questa, Cosa ripeto. immaginano gli indù? Lei ha scritto che gli indù immaginano che il latte abbia creato l'universo, no? Che Sì, sia la linfa la vitale. linfa vitale, questa pioggia, diciamo, questa pioggia sacra che scende per questo mare di latte, ecco, un mare di latte che si forma così e Cioè, lei ha quindi. scritto che per dare vita ad ognuno di noi uccidiamo qualcosa, no? Se mangiamo il In coniglio, effetti, visto, mangiamo il pesce, sì, uccidiamo il pesce, uccidiamo il coniglio, per non parlare né del certo. maiale né della mucca, ma noi mangiamo anche vitelli, vitellini, pertanto dovremmo Sì, sentirci anche un se uno attimo ci pensa, un po' diventa. imbarazzati anche in questo momento. Ecco, pertanto, guardando a questo tipo di ricette che lei ha fatto, no? Viene da pensare che comunque, ed è scritto nel suo libro, non soltanto il pesce o la vacca o il maiale creano una sorta di disagio all'uomo nel momento in cui si accinge a cucinarlo, ma Cucinare. anche la verdura. Allora non siamo nemmeno più vegetariani, perché lei scrive che nello strappare la lattuga dalla terra creiamo un trauma a È quell'essere. certo, perché è vive. È certo che uno, se pensa agli animali, dice divento vegetariano perché, però, ripeto, se uno pensa che a strappare una lattuga, prendere una pesca da un ramo è sempre togliere la vita a questo frutto, a questa verdura, però bisogna comunque nutrirsi. E allora nel libro, appunto, facendo queste sezioni, mettendo da parte le varie sezioni, ho cercato di pensare appunto come può essere, come si può, diciamo, utilizzare, tra virgolette, il cibo, quindi c'è la sezione dell'offerta, il rifiuto. Il permesso, per esempio, io parlo di ricette di popoli, ricette di popoli che nessuno penso conosca, gli indiani d'America. Loro il permesso, quando dovevano prendere, ammazzare un bisonte, loro chiedevano il permesso al grande spirito. Quindi c'è sempre questo rispetto per quello che si mangia, per quello che si uccide. Noi magari non ci pensiamo, però per tanti popoli è così. Ecco, il non portare il fiore, ad esempio, sulla tomba, ma portare il E cibo. sì, per gli indiani invece, gli indù, quelli che noi diciamo sempre indiani, però gli indù, gli abitanti dell'India, loro portano il cibo, proprio chicchi di riso, parti di banana, cioè proprio questa offerta. Infatti la sezione dedicata alle ricette degli indiani dell'India, degli indù, si chiama proprio l'offerta, perché loro portano il cibo. Siamo stati, quando nel nostro viaggio in India, proprio abbiamo visto queste persone, queste ciotole di riso messe davanti alla statua che rappresenta quella particolare divinità. E quindi per loro è offrire il cibo agli dèi. Ecco, quando lei ha iniziato questo viaggio, pensava già alla cucina, al cibo, No, no, assolutamente. Durante, anzi, io. no? Qual è stata la prima tappa che le ha Dunque, svelato questa sua... intanto io ho una passione per la cucina degli indù. Certo, poi mi rifaccio anche, parlo naturalmente anche della cucina dei marinai, del vecchio marinaio, la cucina di Oneglia, la cucina ligure nostra, parlo anche di Oneglia, Ecco, perché però dimenticavamo che anche lei è di Oneglia, pertanto sì, imperiese, lei ha Oneglia, ho lavorato nella Oneglia, scuola, ecco, ci tiene ancora questa distinzione tra Oneglia e Porto Maurizio, così, ma... ma esiste E ancora?
sì e no, cioè io dico Oneglia, Oneglia, poi cioè lei contesta, dire Oneglia, l'unificazione di imperi ha voluto la Mussolini? No, contestare no, perché insomma, però mi viene, ripeto, mi viene più spontaneo dire Oneglia piuttosto che imperia, non lo so, è una cosa mia così. Insomma, è una questione di quartiere, una questione di quartiere. Cioè lei ha fatto un viaggio fantastico, lunghissimo, attraverso le varie terre di questa terra, però è rimasta ad Oneglia. E ci consigli, ecco, se dovessi chiedere cosa potremmo cenare questa sera, con una ricetta? La ricetta, bisogna vedere se guarda, io sono abbastanza pesante, chi ama le cucine etniche, ce ne sono un'infinità, di chi ama invece le cose più tradizionali. Io per esempio, per quanto riguarda proprio la cucina del vecchio marinaio, quindi ho parlato della farinata nostra, della torta verde, che è già diversa dalla pasqualina, perché la torta verde nostra con è molto povera, sì, giusto? Sì, 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 sì. E poi zerri alla jada, la caponada, così questi piatti proprio tipici della che dovevano rimanere nella... E ha trovato qualcosa di simile girando il mondo? In questi viaggi che lei ha fatto alla scoperta dei cibi legati alle religioni? Più che altro, ma proprio simili no, però ci sono c'è questo rispetto per quello che si mangia, perché per esempio ci sono in Martinica, nel Mar dei Caraibi, offrono così come aperitivo delle polpettine di pesce, a cras si chiamano. E noi anche facciamo le frittelle di baccalà, ci sono, non è una cosa diciamo particolare. E certo che, ripeto, io ho la passione, a me piace molto la cucina indù, e quando appunto durante questi nostri viaggi io cercavo di studiare, di capire gli ingredienti, poi naturalmente ho raccolto ricette e ho dovuto poi fare una selezione perché erano tantissimi. Allora poi a un certo punto siamo arrivati a 99, proprio per poter dare anche un senso logico a questa serie di ricette. E non so, come proprio simili nei vari paesi visitati, no, perché la cucina nostra è una cucina particolare. Lì poi anche per esempio la cucina dei paesi celtici, degli antichi celti, l'Irlanda, la Bretagna, sono piatti molto buoni, però da noi non sono. Poi c'è questo uso quasi esagerato di spezie, è per cercare di attutire il sapore del cibo principale? No, più che altro per dare intanto un po' di vitalità al piatto, perché loro il condimento non è che ce ne sia tantissimo, però queste spezie danno quel sapore in più che magari un pollo normale non avrebbe. E poi è sempre proprio per le divinità, rispetto alle divinità, quindi questi profumi del cardamomo, della noce. Cioè è sempre moscata, una sorta di manna che cade dal cielo per qualsiasi popolo il cibo. Potrebbe essere, sì, una qualcosa che viene dall'alto, verso il quale noi dobbiamo avere rispetto, non mangiare per nutrirsi naturalmente, però mangiare pensando a quello che si mangia, non ingozzarci, ecco. Ecco, lei ha questo libro, adesso svegliamo qualche cosa che i telespettatori, ma forse qualcuno lo sa, ma forse in molti non lo sanno, ma contiene molto mitomodernismo anche all'interno del suo lavoro, perché insomma, poco sì, lo diremo, perché ha avuto qualche aiutino. In effetti, io ho preso poi, in seguito ai viaggi, ho preso poi dei popoli che con il loro mito, appunto, i loro miti, la loro cultura, le loro tradizioni, anche a livello di cucina, hanno avuto e hanno ancora adesso un rapporto particolare con la natura e con lo spirito, quindi il mito fa ricordare, per esempio, per quanto riguarda la cucina degli antichi celti, c'è una parte dedicata al viaggio dell'anima. L'anima è il suo viaggio. Ma cos'è quest'anima, il suo viaggio? A che proposito? È il salmone, perché per gli antichi celti il salmone che risale le correnti e arriva alla sorgente, per gli antichi celti il salmone è l'ultimo passaggio, l'ultimo anello di una catena prima di diventare uomo. Quindi noi pensiamo, ma il salmone, uno appunto non pensa a queste cose, leggendo i miti degli antichi celti viene fuori questo particolare
questo particolare racconto. E infatti io ricordo, racconto prima della serie di ricette di cui poi Beh, adesso parleremo. sveliamolo, lo vogliamo svelare. Vediamo, insomma, il marito della signora di Maria Rosa Teodori è stato con noi qualche settimana fa. Insomma, è un grande scrittore, un grande poeta. E insomma, le ha dato una mano, stiamo parlando di Giuseppe Conte, l'avrete capito. Gli ha dato una mano in questo libro, la parte, diciamo, di prefazione, che è sicuramente sublime, no? Come penso sublimi saranno i piatti se cucinati, e lei avrà provato a cucinare, allora, anche perché so che lei è una brava cuoca, ma non soltanto in termini... Lo sono poi diventata, perché all'inizio facevo degli spianti, poi venendo a trovarci moltissimi amici, poeti, scrittori, negli anni 70, 80, ancora adesso... E ho dovuto. Ma si adeguavano addirittura a dormire nel sacco a pelo in casa sua. L'importante era partecipare alla sua mensa. Negli anni 70-80 era un via vai continuo. Anzi, Nico Rengo, il carissimo Nico, quando arrivava a Ventimiglia Mortola per vedere i lavori della sua casa che stava rimettendo in sesto, telefonava da Torino e diceva: voglio sapere cosa fai, cosa prepari da mangiare. E poi diceva: no, non dirmelo, voglio una sorpresa. Io voglio mangiare ogni giorno una cosa buona, una cosa sola ma buona. E lei riusciva comunque sempre a fare la cosa buona. E io facevo un po' di cose che lui gustava, poi qualche volta è arrivata anche con il figlio così. Beh, ma faceva le sorprese. No, non dirmelo. Dicevo, per quanto riguarda il mio giudizio, per quello che può valere, questo libro è veramente particolare, perché non è un libro di ricette, presentarlo come libro di ricette sarebbe sminuente, però la curiosità del giornalista mi prende. Questo marito è stato molto severo nei suoi confronti? No, severo no, in questo senso proprio la severità no. L'unica cosa per cui a un certo punto ha detto basta è che io mi cimentavo, provavo queste ricette. E lo obbligava a mangiare ogni volta. Spezie dietro spezie. A un certo punto ha detto basta, non ne posso più di queste spezie, fai monodose, perché io non riesco più. Invece a me le spezie... Non è che le ha chiesto una torta pasqualina per e no, lui, due serie alla giada? Avrebbe preferito tutte le sere torta verde, farinata, ma soprattutto lui la torta verde la mangerebbe tutti i santi giorni. Ecco, perciò dobbiamo dire che chi stasera... proverà una torta verde fatta in casa o acquistata, penserà alla poesia e ai capolavori di Giuseppe Conte e della sua signora. Beh, io ringrazio, vi invito ad acquistare questo libro perché è particolarmente bello, vi assicuro che non è il solito libro di ricette, pertanto ve lo ricordo, La cucina dell'anima, 99 ricette sapienziali. Grazie signora per aver accettato l'invito, grazie a voi per averci seguito e ancora una volta vi do appuntamento a mercoledì alle 21:45 con l'Irriverente su Imperia TV. Grazie e buonasera a tutti. Rivisto, leggete Rivisto! Oh!